Allo stadio Angelini in Fano non può disporre di due grandi ex per infortunio, Abel Gigli e soprattutto il fantasista Vittorio Esposito, mentre l'altro ex teatino Broso guida l'attacco granata. Chieti, che torna a vestire la classica casacca nero-verde con Akamadu e Fabrizi confermati in avanti da Lucarelli, ed è proprio Luca Fabrizi ad incunearsi per vie centrali prima di lasciar partire una conclusione sulla quale c'è la deviazione decisiva di Zafestas prima del palo. E questa la prima chance dell'incontro, subito a centimetri dal vantaggio il Chieti, con Pietrantonio che alimenta l'azione. Delizioso il cross a pescare in area di rigore Franklin Akamadu, che non inquadra di testa lo specchio della porta. Akamadu e Fabrizi si intendono ormai a meraviglia, quest'ultimo circumnaviga Samuel Dell'Icarri, costretto a fermarlo con le cattive, e rimedia un giallo dall'arbitro Valerio Vogliacco. Sulla sfera c'è lo specialista Pietrantonio che conclude verso l'incrocio, ma sfuma ancora l'opportunità per l'1-0. Non concede spazi il Chieti fino al tramonto di prima frazione, con Casolla che distribuisce per Broso, sul quale si oppone Fusco, che però non può nulla sulla girata di Tortori per l'1-0 dell'Alma Juventus Fano prima dell'intervallo. Ma la squadra di Lucarelli non accusa il colpo e risponde subito nella ripresa con Fabrizi, imprendibile, riesce a guadagnare un altro calcio piazzato e costringe al giallo anche l'altro difensore centrale Bavassori, piazzato, battuto da Mariani, e sbuca Fabrizi che segna il secondo gol consecutivo. Non si ferma più Luca Fabrizi, il gol dell'1-1, e Chieti che adesso può ribaltarla, spinto dalla curva Volpi. Ancora un tarantolato Fabrizi che libera Akamadu a campo aperto verso Zafestas, fermato proprio al limite dell'area di rigore da Dell'Icarri, costretto a commettere fallo e a guadagnare un rosso diretto. Dunque Alma Juventus Fano in 10 uomini per tutto il resto del secondo tempo. Questa volta ci prova Bassini su calcio di punizione, ma nulla da fare per i neroverdi, che in superiorità numerica rischiano di subire l'1-2 con Fusco determinante su Tortori. Entra Baldé che prende il posto di Akamadu e sfiora in un paio di circostanze il gol del vantaggio. Buone le sue accelerazioni, quindi l'episodio che può cambiare l'incontro, ma viene fermato in fuorigioco Baldé, quindi inutile il gol a gioco fermo di Rodia. Vogliacco ferma tutto. L'ultimo tentativo è del Fano, con maglie di testa sul tiro della bandierina di Tortori, ma può bastare così. A Chieti il Fano di Carmelo Gioffrè impone il pari al Chieti. Allo stadio Angelini è 1-1. Peccato che pure oggi abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la partita, ma non ci siamo riusciti. Però siamo sulla buona strada, stiamo crescendo, stiamo migliorando partita dopo partita. Ecco, noi dobbiamo ritrovare come squadra lo spirito che abbiamo avuto oggi in 10 uomini, lo dobbiamo tenere per tutta la partita, dove tutti si sacrificavano l'uno per l'altro per cercare di portare quello che era il risultato a casa. Ripeto, sono contento per l'atteggiamento che ha avuto la squadra. L'obiettivo primario di questa squadra, di questa stagione, è quello di uscire senza rimpianti a livello di prestazione. Penso che anche oggi i tifosi hanno potuto notare che ce l'abbiamo messa tutta, sia dalla panchina, quelli che sono entrati, che quelli che hanno giocato dall'inizio. Credo che con questo atteggiamento, non lo so dove si può arrivare, però sicuramente possiamo fare un campionato che Chieti merita, ma soprattutto consolidare questa mentalità piano piano, perché oggi comunque qualcosina, cioè nel momento più importante, potevamo graffiare. Ci è mancato qualcosa, però manca ancora un pochettino, un pezzo, dai. Secondo me ci siamo, però siamo vicini, secondo me. Mister, possiamo dire forse meglio quando eravate in parità numerica, che poi quando chiaramente il Fano si è anche chiuso bene nel secondo tempo e dopo l'espulsione del loro difensore? Ma noi sì, perché che succede? Che loro poi la partita era così, loro chiusi, e noi a cercare di fare gioco e non perdere palla come ci è successo col Fiuggi, quindi un pochettino quella sconfitta ce la siamo portata dietro, e oggi un po' troppo, perché io non è che sono spregiudicato, però si deve giocare comunque sempre per cercare di trovare la situazione giusta per fare gol. Ho messo un altro attaccante in più per cercare proprio di arrivarci tramite le fasce, visto che loro centralmente erano molto chiusi, però non posso rimproverare. Però in effetti abbiamo giocato da grande squadra, io penso oggi, come atteggiamento io penso che sono veramente soddisfatto.